Mister, una bella vittoria quella del Fronti oggi. I soliti 10 minuti di ingresso che non sono piaciuti molto perché il Fronti sembrava distratto e poco concentrato. Dopo però il primo gol, pochi minuti dopo anche il secondo, diciamo che il Fronti ha cambiato volto e l'abbiamo visto soprattutto nella seconda parte della ripresa macinare veramente tantissime occasioni di gol, poi non sono concretizzate, però il risultato è terminato sul 2-0. Sì, come dici tu, siamo entrati male, con tanti errori tecnici commessi, controlli sbagliati, passaggi semplici sbagliati. Poi chiaramente il gol, il primo gol, il secondo venuto subito dopo qualche minuto, ci ha messo un pochino più di tranquillità. Però sicuramente in questo dobbiamo crescere nella personalità, perché tu devi avere la tranquillità di gestire palla da subito, non solo quando vai in vantaggio. Personalità che dobbiamo migliorare, si è visto anche nel secondo tempo, dove nonostante l'uomo in meno, loro comunque ci hanno creato qualche apprensione, no? Poi è vero, noi abbiamo creato tanto, abbiamo sbagliato tanto, però alla fine la cosa importante è che la prestazione nel complesso c'è. Poi siamo riusciti anche a mantenere la porta inviolata, per cui questo mi dà ancora più soddisfazione. Che cosa deve crescere il suo Fronti? Consideriamo il fatto che è una squadra rispetto allo scorso anno, lo abbiamo ribadito più volte, che comunque è una squadra nuova, sì. Gran parte dei giocatori sono nuovi, tranne alcuni praticamente fanno parte della storia di questa squadra. Sì, effettivamente è una squadra completamente nuova. Al primo tempo penso che 2-3 fossero gli elementi vecchi. Deve crescere, come ti dicevo, in mentalità, in atteggiamento, nella personalità. È una squadra giovane che ha un'età media di 23 anni, per cui l'errore o comunque i momenti di appannamento ci possono stare. È chiaro che con il lavoro dobbiamo costruire, dobbiamo mentalizzarci, quindi capire i momenti della partita e riuscire a gestire i momenti di difficoltà, sapere quando bisogna gestire palla, sapere quando dover rallentare il gioco. Però chiaramente non è semplice, essendo più una squadra nuova e costituita per la gran parte di elementi molto molto giovani. Però mi piace come stiamo lavorando, e per cui continuiamo per questa strada. Oggi una vittoria importante per il Fronti, ancora più importante soprattutto per te, perché è nata la nostra principessa, la nuova mascotte biancorossa mia. Dedichiamo sì, a lei questa vittoria. Sì, sì, sicuramente, perché anche i ragazzi nello spogliatoio mi avevano detto se si segnava era tutta dedicata a lei e alla vittoria. Infatti non vedo l'ora di arrivare direttamente in ospedale per andare ad abbracciare. E meno male che è arrivato un risultato positivo, dai, sia per noi e per tutti quanti. Io lo vado a dedicare personalmente. Tanti auguri ancora. Grazie.